ragazzi, finalmente siamo con gli One Direction qui a Radio Kiss Kiss. Un grande onore, soprattutto veramente un peso che ci solleva, perché per giorni la nostra sede, la sede della radio, è stata assediata dalle fan. No, grazie a Dio siamo arrivati a questo appuntamento. Sì. Cioè, ma anche voi a casa vostra avete centinaia di fan sotto che aspettano che scendiate? Buongiorno. Yeah, wherever we go, we do, you know, there is often fans outside, which is great, you know, it's a good chance for us to actually meet, you know, people who often, obviously, we don't meet. But we all have, like, our own private homes, and we think it's really important to keep our privacy there. And actually, no one knows where we live. Sì, però quello che mi chiedo, no? E comunque, quando uno scende a comprare il pane, qualcuno ti vedrà. Cosa, uscite con la barba e i baffi finti? You know, I think you can do all those things. It's not like you can't step out your house. You can do whatever you want. If just, you know, sometimes someone might ask you for a picture, sometimes they don't. It's just, you can do whatever you like. Qui in Italia avete un sacco di fan, decine di migliaia di fan che ovviamente vi aspettano ogni volta che arrivate in Italia. Questa, se non sbaglio, è la terza volta, no? E nel corso dei mesi hanno organizzato degli enormi flash mob in giro per l'Italia. Cioè, città per città si sfidano proprio per avere il flash mob con maggior numero di partecipanti. Voi avete visto qualche immagine di questi raduni delle fan italiane? Yeah, no, we've seen quite a few of them on YouTube, and I think it's amazing how they managed to organise all of those people to do that thing. So it's, no, they're really cool, and they're a good way to get our attention. I think we should like find out when they're like one place is arranging one, and just like slightly turn up and learn the dance from that. They call it dressed as women. Molto carino, vestita donna, ci credo veramente. Tra l'altro vi faccio vedere quello che abbiamo organizzato a Napoli, in Piazza Plebiscito. Vi faccio vedere anche qualche immagine, guardate qua. The one we organized in Piazza Plebiscito in Naples. Oh wow. Is that where we were? The big square. Ma è quella piazza lì. Wow, that's so cool. How many people are there? Quante persone c'erano? Ce n'erano migliaia. 2000, 2000. Good work. Sì. Ma voi, anche solo singolarmente, avete mai fatto dei flash mob per qualcuno? Ok, la conoscete, è vostra questa canzone. Magari una volta potrete cantarla, magari come cover in un vostro concerto. Yeah, we were thinking about it actually. Yeah, yeah, yeah. A parte gli scherzi, c'è una canzone che avreste voluto scrivere o interpretare che non è vostra, una canzone famosa nella storia o attuale? I think one of the ones from this year would have been somebody that I used to know, Gautier. Yeah, big that. Tune. Somebody that used like, to know Digo. Moves like Jagger or something like that. A lot of Ed Sheeran songs as well. Most of Ed Sheeran songs. And Let Her Go by Passenger. C'è qualcosa di veramente molto divertente. Wow! Yes, yes. Please. Ok, ok. Giusto per capire, visto che ti destreggi molto bene con l'iPad, voi che rapporto avete con la tecnologia? I have to confess, I am an absolute tech geek. I'm pretty good at it. Quindi siete voi che magari su Facebook piuttosto che su Twitter rispondete ai vari fan? Yes, yes. Yeah. Roba da farsi venire la tendinite al dito. It's more in the thumb. Yeah, with more in the thumb, it locks up. Sì, sì. Io nell'ultimo periodo ho passato un sacco di tempo su internet a vedere soprattutto le vostre foto, no? E ho visto che di recente siete stati al Museo delle Cere di Londra, dove ci sono ovviamente i più grandi personaggi. Si vocifera che ci saranno presto anche le vostre 5 statue di cera. È realtà oppure no? Anche perché lì, voglio dire, ci sono ad esempio i Beatles, quindi insomma stiamo parlando di colossi della musica. We don't actually know if that's like been confirmed or anything. We actually heard something about ourselves, didn't we? Just think it was a little something, but we're not sure if it's actually been confirmed, but it would be amazing if they did do that. I think it would be an honor to have a wax in there, because like you said, you know, the Beatles are in there, so it's a massive achievement. Ci fate vedere in quale posizione vorreste essere ritratti con, cioè come statue di cera? Vi alzate e ci fate vedere. Yes. Ok. Eccole. Wow, uno, wow, one, two, three. Click. Okay. Non
really cool, really cool. Okay. Fantastico, fantastico. Thanks a lot, thanks a lot, thanks a lot. Allora, parliamo adesso invece di musica. Ok, stop, stop, stop. Stop, stop. Apriamo un altro momento, apriamo un altro momento, perché dovete sapere che abbiamo fatto un concorso gioco sul, tramite internet, sul nostro sito, per cui le vostre fan, le nostre radioascoltatrici potevano farvi una videodomanda. No, noi abbiamo scelto, sono arrivate migliaia e migliaia di domande per voi, noi ne abbiamo scelte 9, quindi adesso facciamo una piccola tranche con queste domande. Here we go. Arianna Vastano chiede, dice: la mia domanda è un po' particolare. In Live While We're Young ho ritrovato una scia della massima Carpe Diem, cioè si parla del Carpe Diem. Quindi secondo voi questa massima, nonostante sia molto vecchia, è ancora valida per i giovani d'oggi? E se sì, perché? Quali sono per voi le cose fondamentali da cogliere? Yeah, that obviously that was the main message that we were trying to get along, get across, sorry, with the song. And it just basically is what we live by, because we just believe that you should make, you know, the most of every opportunity that you're given, and yeah, and just have as much fun as you can while you're young, because you are only young once, so enjoy every second of it. And very good question. Federica Zingarelli invece dice: se doveste modificare il look di un altro membro, di uno dei ragazzi della band, cosa modifichereste e con cosa lo sostituireste? Nel senso che guardano molto il vostro stile. Chi è dei cinque che si veste peggio e cosa vorreste cambiare di lui? We all love each and every single one of us, and we're all perfect just the way we are. I think some are more interested in, like, dressing than others, like, but I don't think there's anyone that dresses worse. Federica di Milano dice: se poteste avere la possibilità di far parte di una band del passato, di che band vorreste far parte e perché? I think it'd have to be the Beatles. Yeah, of course it would. Yeah, I think we watched them. Yeah, we watched a lot of films and stuff on them as a band together, and they seem a lot of fun. They're actually quite similar to us in the aspect of how they like to have fun and be a little bit random. Yeah. But I think they were a little bit more mischievous than us, so we've got a lot to live up to. Yeah, they definitely were, actually. Yeah, they were really mischievous. They just used to run off, and I suppose we do that sometimes. A questo colleghiamo un'altra domanda, perché poi dopo parleremo dei Beatles, vi facciamo delle domande noi. Colleghiamo un'altra domanda che arriva da Giorgia Autiero, che dice: tante persone affermano che gli One Direction sono i Beatles del momento. Vi riconoscete in loro? Pensate che la vostra notorietà e soprattutto la vostra musica possa durare negli anni come quella dei Beatles? Qui è dura, eh? We think that comparison is a bit, like, ridiculous, isn't it? But you can take it. But yeah, I was just going to say, like, we think that comparison to the Beatles is obviously ridiculous. They were massive and they were completely on a different scale to us, and we've just started, so, you know, like, we don't really, you know, see the comparison in terms of levels of success. However, we do see similarities in, like, our personalities and in the way that they were with each other and stuff. Yeah, I think it's quite easy for people to say, because, you know, we've done a few things in America now, that we're the Beatles and whatever, because we're British and that. But I think, you know, they were such a huge success, and if we're, you know, 10% of the success that they had, then we're very, very lucky boys. It's actually quite an intimidating statement to be made, actually, about us, because obviously their success and everything, you know, they were probably the best band ever. So to be compared to them is actually difficult. It's actually, like, a bit like, yeah. Not sure about that kind of thing. I Beatles sono stati una rappresentazione dell'Inghilterra nel mondo, no? per il look, per il vestito. A guardare, per dire, anche solo la copertina del vostro disco, Take Me Home, c'è la cabina caratteristica di Londra, come siete vestiti, lui con la bombetta, insomma, c'è questo look molto inglese. Quindi, insomma, voi siete consapevoli di questo, che forse rispetto ad altri gruppi portate molto di più l'Inghilterra in giro per il mondo. Yeah, no, we kind of like that. We kind of like that sort of an image, and I think that's, you know, when we did the video for the song One Thing, that was the kind of thing that went for a really British feel to it. And I think, you know, that's important for us to keep. You know, a lot of people, kind of when they gain this position, kind of change their style and change what they do. But, you know, we're not ashamed of being British and Irish lads. I think a lot of people, you know, when they go over to America, they try and change to be a bit more American so that it kind of fits in that audience, and then I think a lot of people kind of change as they go to each market. So, like I said about the American thing, but I think for us, we've just kind of stayed the same band everywhere, and I think that's what's worked for ourselves. Yeah.
Io chiedo scusa, qui le domande si fanno serie, però mi hanno cambiato il desktop del ci terrei, io ve lo farei vedere, non so adesso bene quale sia la camera giusta. Esatto, però, per chi sentirà l'intervista in radio, diciamo sì, che c'è un sacco di tette. Esatto, ci sono un sequel di pop incredibile messo allora, sul senti, desktop. Cerchiamo di parlare un pochino di noi. Voi siete arrivati praticamente a Milano il giorno di Halloween, non avete perso tempo, siete andati a fare un po' di festa da qualche parte, ci siete travestiti oppure siete venuti in albergo, insomma, sì, nanna e sveglia presto? No, me, Louis and Zane in particular went full on with the face makeup. What did you guys? Zane went as the Joker. And Louis, you went as a member of Kiss, yes, with a star on his eye. I had a little bit of like a ghosty face, and Marco, our Italian manager, had like little scars and stuff on him. Yeah, he had some tears on tattoo. He went as Little Wayne. No, it was a good night actually. We had a really good night. It was so much fun and the people were so nice. It was good. Yeah. Ma quindi siete andati in discoteca? Disco. No, we had a good night. Cioè, e siete riusciti a uscire salvi? Yeah, we did. Yeah, we did some crazy dancing as well, which was good. Not many people like recognized us because we had like loads of makeup. Va bene, torniamo adesso alle domande delle ragazze, appunto, delle nostre radioascoltatrici. Qual è stata, lei Ayla Musner di Milano, qual è stata la cosa più bella che avete vissuto da quando siete famosi e cosa vorreste ancora assolutamente fare? I think, you know, over the last couple of years as a band there's been so many things that we've done as a band, so to pick out one moment would be really really hard. I guess, you know, performing at the Olympics was amazing, and then obviously going on to the VMAs and winning 3 VMAs there, that was also incredible. So yeah, we've had a crazy year and I guess we just want to keep doing more of the same and keep having fun while we're doing it. Mentre invece c'è una domanda carina, questa è bella, Melania Iliano, che dice: che ne pensate dell'idea di creare un tributo all'Italia magari cantando in italiano uno dei vostri successi, un pochino come hanno fatto in passato i Backstreet Boys, no? Giusto per capire se c'è la possibilità magari di aprirsi a un nuovo tipo di mercato, cioè cambiare completamente l'approccio di un loro pezzo. I think, you know, it's something that we would love to do that. I think it'd just be so good. I think the fans would love it. I think we could start practicing now, and then we might get it by the time we're back in May. The only word we know right now, I think, is ciao. So principessa. So it'd be like, ciao, 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 principessa. Ciao, principessa. Okay. Fantastico. Ok, ovviamente non crediamo al fatto che le uniche parole che conoscete in italiano sono ciao e principessa, perché abitualmente la prima parola che ti insegnano è una parolaccia. Sì. Qual è la parolaccia in italiano che viene insegnata? Do you know what? When we're in England and Marco does it wrong, he often just swears in Italian, like does a massive... grazie. Allora, lo immaginavo. Sofia Ranaldi vi chiede: com'è stato girare il video Live While We're Young? So much fun. Really good fun. Really good fun. Do you know what, those days we just literally got put in the scenes and the settings that we were doing, and then we just got to do what we want from there really, and there was loads of fun activities to do. It was like a big activity day really, and then we just kind of filmed it. It was an activity day. It was. You're right. Mancano ancora due domande delle nostre fan, quindi dobbiamo per forza andare dritti. Se voi foste speaker di Radio Kiss Kiss, cioè voi foste praticamente noi, e poteste scegliere 3 pezzi da mettere in programmazione in continuazione, quali sono i 3 pezzi che scegliereste? What makes you beautiful, Live While We're Young, and One Thing. Ok, passiamo oltre. Ed l'ultima domanda è quella che ci ha fatto Flaminia. Tra l'altro, Flaminia Cerullo, lei ce l'ha fatta in inglese, la facciamo in italiano per comodità. Voi avete lavorato insieme ai McFly e Ed Sheeran, l'ultimo singolo appunto è stato scritto da lui. È una collaborazione che è avvenuta soltanto per questo lavoro o ci saranno collaborazioni anche in futuro? We hope so, yeah, we love writing with those boys, I think. You know, when you kind of have that relationship with them where you can just be friends as well. You know, you can go and the studio is a really relaxed environment. You can just kind of chill out. I think pretty much every time we've written with one of our friends, we've had a barbecue or something going on. So, you know, it's nice to work in the studio, and obviously they're really talented musicians as well, so we get good songs out of them. Quindi oltre all'arte c'è anche l'amicizia. Adesso una domanda che dobbiamo per forza farvi, perché non è che è arrivata, cioè tutte le fan, sempre quando arrivano degli artisti stranieri, chiedono poi, insomma, con voi ancora di più, che cosa pensate, è banale, però che cosa pensate delle fan italiane, delle One Direction? Really dark question. Very, very
welcoming. The people here are nice. Yeah, I think Italian people are really fun. Yes. They really get like a fun vibe from Italy. You're all very fun. Yeah. He and that's just from Marco. Yeah, that's why. Ok, quindi insomma, visto che fuori qua ci sono 10 milioni di fans, abbiamo scelto una busta qualsiasi, ve la diamo, ve la consegniamo. Spero per voi che ci sia 1 milione di euro dentro, così almeno insomma vi faranno felici sicuro. Non so chi siano, ovviamente è stata presa a caso. What is? Letters. Wasn't that letters? Ok, vi leggerete con calma nella stanza d'albergo. Noi a questo punto vi facciamo firmare le magliette, perché queste andranno in beneficenza, appunto faremo un'asta con la radio in beneficenza, se ce le firmate per favore. Prego. Ecco, e mentre firmate vi facciamo la domanda di rito che chiude sempre le nostre interviste. Certo, ragazzi, un po' di attenzione per favore. Sì, è stata o non è stata la migliore intervista della vostra vita? This was. I think it could have quite possibly been the best interview ever. Top three for sure. This is potentially the best moment of my life. Thank you very much. Grazie. Thank you, grazie. 3, 2, 1. Hi, we're One Direction. And you're listening to Radio Kiss Kiss, play everywhere.